la prima mission, la prima occupazione, la prima missione che un museo deve avere e che un assessorato alla cultura, a mio avviso, deve avere. Quindi raccogliere e conservare. Una volta che si è raccolto e conservato e che si è capito che cosa vogliamo mostrare, che cosa vogliamo conservare, quindi in modo selettivo, sapientemente selettivo, restaurare e ristrutturare e le sedi e le opere, perché siamo ad uno stato di degrado piuttosto interessante. Dico interessante perché ci sono assolutamente delle manovre da poter fare e anche a costi relativamente bassi. Quindi io non sono qua a promettervi che aprirò l'ennesimo museo, che farò l'ennesima cosa, ma sono a dirvi: guardate, i vostri musei non funzionano perché hanno molte cose che non funzionano, partendo dai siti web, per continuare con l'assenza totale di un sistema di guide turistiche, di mappe per la città, di collegamenti, insomma sono tante le criticità, però ci sono, li abbiamo, quindi mi vorrei occupare di quelli. Successivamente, quando tutto sarà messo a posto o gran parte delle cose saranno fatte, potremo pensare, a mio avviso, di implementare e ricollocare i patrimoni che esistono, che vanno conservati e promossi, in altre sedi. Lascerei il contemporaneo, del quale tra l'altro mi occupo personalmente, quindi mi sta molto a cuore, a delle location che già abbiamo, quali sono le cave dismesse, quali sono anche, volendo, le cave private che possono essere aperte per eventi invece pubblici, quali sono appunto le nostre piazze, quali sono anche la passeggiata a mare, diciamo sulla spiaggia in inverno, anziché vedere quella tremenda palizzata di chiusura, ci potrebbe essere un contesto artistico, di street art, faccio un esempio, giusto per fare, per dare un'idea. Comunque, sostanzialmente noi dobbiamo assolutamente, ripeto, raccogliere, conservare, rischedare, restaurare e ristrutturare, restaurare le opere e ristrutturare i luoghi e poi promuovere. E qua mi aggancio al turismo, perché la promozione, dico delle ovvietà, è alla base di tutto. E la promozione va fatta in modo scientifico, in modo sapiente, bisogna usare le tecnologie, bisogna usare le app, bisogna usare i siti internet, ma ancora prima di stampare delle cose, chiaramente. E bisogna tradurre il traducibile, ovviamente, perché stiamo parlando al mondo, non stiamo parlando solo ai nostri cittadini, perché ci aspettiamo di avere dei turisti che vengono e che apprezzano la nostra città, quindi da un lato vogliamo aprirci e dialogare in modo trasparente con i cittadini, dargli dei musei che funzionano, dall'altro dare ai turisti dei musei altrettanto interessanti, altrettanto funzionali per altre necessità, chiaramente, che sono quella di avere delle traduzioni che funzionano, delle guide che già abbiamo, esperte di settore, ma che il comune può veicolare in maniera molto più attiva, dei pacchetti turistici da giornalieri a formula weekend, chiaramente a settimanali, andando a creare, e questo è fondamentale, un programma che sia studiato anzitempo e che metta a sistema la ricchezza, perché io ho parlato finora delle criticità, ma Carrara ha tanta ricchezza che le proviene non solo dalla sua storia ma anche dal suo presente, perché ha delle fondazioni che funzionano, perché ha un'accademia, una scuola del marmo, perché ha tutto l'indotto del turismo delle cave, che può avere una positiva ricaduta sulla città se giustamente collegato il monte al piano. E quindi direi una programmazione tutta ben collegata e fruibile, una Carrara senza barriere. Senza barriere perché sia il turista può girarla, senza dover prendere taxi o rinunciare ai propri spostamenti, ma senza barriere anche per i cittadini, perché attualmente le barriere architettoniche sono molte e vanno eliminate, o trovati sistemi per ovviarle. Un unico territorio, si diceva, che programma in anticipo, quindi faremo un dialogo aperto e funzioneremo da contenitore anche di smistamento di quelle che sono le attività già consolidate, che vanno razionalizzate e supportate con criterio. Accoglieremo le proposte dei nuovi, le nuove proposte
dei creativi locali e non, quindi saremo molto attenti ad ascoltare nuove proposte e ci proponiamo di fare due programmi, un programma di più breve respiro temporale, diciamo che può essere semestrale o ancora meglio annuale, che ci faccia capire veramente che cosa c'è, non considerato un programma considerato da fare last minute, ma un programma con delle scadenze ben precise e delle appunto deadline che ci fanno avere i materiali in tempo per poterli utilizzare e per poterli promuovere. E dall'altra un programma invece di più lungo respiro, di programmazione di mostre, eventi, ma anche di non necessariamente mostre che vengono dall'esterno, ma anche ripresentazioni delle nostre collezioni, il tutto pianificato con una pianificazione temporale che, se ci riusciremo, dovrà essere almeno triennale, se sarà possibile. Perché chiaramente, anche qua parlo con giornalisti, quindi dico delle ovvietà, ma è giusto dirle, è inutile fare un evento, spendere dei soldi e poi arrivare all'ultimo minuto quando le redazioni delle riviste di settore o delle riviste in generale sono ormai hanno chiuso le proprie programmazioni. Non utilizzeremo solo ovviamente i mezzi cartacei, il web è la nostra forza e continuerà ad esserlo. Se avete altre domande sono felice di rispondere. Hai visto due cose per la cultura e due per il turismo? Sì, le due per il turismo sono Carrara che pianifica la sua programmazione, come dicevo una programmazione che deve essere di lungo respiro temporale chiaramente, con due tipi di programmazione, una programmazione degli eventi locali. Questo era il turismo. Perché turismo e cultura chiaramente si intrecciano, no? Tutto quello che vai a costruire nel sistema cultura lo vai poi a ripromuovere in modo virtuoso nel sistema turismo. Cioè è per questo che devono andare assolutamente a braccetto. E Carrara senza barriere. E vale per la cultura quanto per il turismo. Però diciamo le specificità della parte cultura sono quella di pensare a sistemare un patrimonio che c'è prima ancora di aprire mille altre sedi che ci sono, vanno valorizzate, vanno riaperte, abbiamo tanti spazi sfitti, abbiamo tante sedi comunali chiuse, questo lo faremo sicuramente, però mi preme dire che c'è un'urgenza. E l'urgenza è quella che i nostri musei funzionino e che abbiano delle collezioni ben visibili e ben chiaramente spiegate, perché non voglio scendere nei particolari, ma ereditiamo delle criticità abbastanza pesanti, ma risolvibili. E poi chiaramente, questo lo dico in approccio assolutamente positivo, ci sono tante cose che non funzionano, ma ci sono tante cose che funzionano. Dalle iniziative di studi aperti che io personalmente come Palazzo Forti ho sposato dalla prima edizione, a convivere ho fatto la stessa cosa, il cinema Baluardo lo trovo un evento spontaneo molto bello, tra l'altro non isolato perché a Spezia ci sono degli eventi, sono verificati degli eventi spontanei che poi sono diventati programmatici molto simili. Cioè non dimentichiamoci che non siamo una cattedrale nel deserto, siamo una città da ripensare, con un grandissimo potenziale e soprattutto con dei vicini di casa che funzionano molto meglio di noi e con i quali, perché no, con le nostre peculiarità diverse dobbiamo dialogare. E un'ultima cosa legata al turismo interessante che vorrei dire, a mio avviso interessante, è che questa programmazione di cui parlavo deve essere pensata dal monte, dal paese a monte, al centro storico, passando per Avenza e arrivando al mare, come un unico territorio, quindi in senso longitudinale e poi latitudinale perché è legato con i territori limitrofi, ma andando ad insistere sulle peculiarità locali, quindi andando ad innescare delle relazioni anche con il CAI, anche con le guide di cui si parlava, e con le varie associazioni che si occupano molto bene di quello che fanno. Quindi
siamo assolutamente aperti. Io credo che il ruolo del comune sia proprio quello di avere una funzione anche di coordinamento. È una grande invece responsabilità, per richiudere da dove sono partita, credo che sia proprio quella di capire che la cultura è uno strumento imprescindibile. Io quindi vai, no, Luca, vai. Due domande un po' più specifiche. Una viene dal fatto che tu hai detto che la cultura contemporanea, l'arte contemporanea deve trovare spazi, per esempio giù dove c'è l'area del porto, quella diciamo scolpire all'aperto, per capirci, poi le piazze. No, non hanno scolpire all'aperto. Intendevo, allora, l'arte contemporanea, non vorrei che fosse detto. Intendevo dire che l'arte, preciso, perché non sono stata precisa, intendevo dire che l'arte contemporanea, alla quale io tengo moltissimo perché è il mio settore di competenza, avrà a calare a largo respiro. Assolutamente. Intendo dire che non aprirei in questa fase di urgenza un nuovo museo, un nuovo centro, perché questo rappresenterebbe dei costi. Farei piuttosto degli eventi nei musei che abbiamo, e anche il CAP resta comunque per l'arte contemporanea. Il CAP in questa fase resta per l'arte contemporanea, anche perché abbiamo delle opere che vengono dalle biennali nei magazzini e bisogna semmai pensarlo con un sistema di rotazione. Sono opere già storicizzate. Per arte contemporanea intendo la possibilità di fare alle cave delle performance artistiche, di fare delle mostre, di fare degli eventi, intendo la possibilità di fare delle residenze di produzione che possono ricadere in maniera anche economicamente positiva sulla città. Chiaramente è un luogo del contemporaneo, se saremo tanto bravi da sistemare tutto, un luogo del contemporaneo ci vorrà. Però quello che voglio dire è che questo è un problema un po' di tutta l'Italia. Pensiamo poco al nostro patrimonio storico e pensiamo tanto a competere con delle città che sanno fare, mi dispiace dirlo, ma la verità è che ognuno deve fare quello che sa, che sanno fare molto meglio, in maniera molto più scientifica, che hanno musei atti, adatti ad accogliere delle mostre, ma anche delle collezioni, che hanno anche potere di scambio, perché il nostro patrimonio, anche per fortuna, spesso, in alcuni casi no, molto criticati, ma anche per fortuna è stato abbastanza blindato, nel senso che per noi è assolutamente prioritario conservarlo. Non voglio fare un discorso conservatore, perché, ripeto, l'arte contemporanea, ero ieri l'altro alla Biennale di Venezia, la seguo e anzi sarebbe interessante poter organizzare, al costo di fare una mostra, anziché fare una mostra, poter organizzare dei pullman, degli spostamenti gratuiti per i cittadini che vogliono, che si distinguono e che possano andare alla Biennale. Faccio un esempio: perché portare una piccola mostra che ne è un estratto, perché non portare i nostri cittadini a vedere quello che è un esempio? Saranno artisti più preparati. Invece Villa Fabbricotti? Ta-tan! Colpo di scena. Allora, Villa Fabbricotti, mi vuoi chiedere se ci farei un museo? Eh no, che fura, perché ora ancora c'è l'idea di metterci un museo Michelangelo. Ok, allora, rispetto al museo Michelangelo... Faccio un matrimonio con Catherine. Anche è la seconda ipotesi, che perché... Allora, no, io credo, ed è in linea con tutto quello che ho detto finora, credo che sarebbe opportuno aprirla agli artisti locali e non, quindi dare la possibilità agli artisti di viverla in maniera anche collegata con quella che è l'attività dell'Accademia di Belle Arti, perché no? E ripeto, non ci faremo un museo, ce ne faremo un luogo di produzione. Poi avremo tempo per studiare le soluzioni migliori, certo, per la padrona erotica, appunto, dell'insieme. Hai una domanda, Luca? Allora, sì, non sono idee legate ad eventi in particolare, perché questo mi riservo, volendo fare una programmazione che abbia un senso, mi riservo di farlo in un momento successivo, con calma e con criterio, con raziocinio e anche con quello che può essere un comitato scientifico che mi aiuti, perché non
sono, non ho poteri onniscienti. Sicuramente il centro storico potrebbe, quello che ho chiamato museo diffuso, potrebbe avere al suo interno tutta una serie di comunicazioni che servono sia da informazioni per il turista sia da comunicazioni per il cittadino, che in un esempio come la città, me ne vengono in mente due, ma ci sono tantissimi centri storici che sono stati rivalutati anche in questo modo, mi vengono in mente gli esempi di Cadice o di Trieste, quindi due esempi assolutamente lontani tra loro, dicevo, con dei messaggi che possono essere cartelloni, ma che possono essere anche podcast, piattaforme di ascolto audio, dove si può da una parte ascoltare delle spiegazioni gratuite, da una parte leggerle e dall'altra parte ancora che all'interno di questi messaggi sia contenuto anche a sua volta un messaggio, scusate il gioco di parole, sia di invito al rispetto per il proprio patrimonio che di curiosità. Quindi il gioco quale sarebbe? Il gioco molto semplice. Un cittadino, tanto per cominciare, che crede nella propria amministrazione, e la prossima amministrazione se lo deve guadagnare, non è un, come dire, qualcosa con la quale si nasce. Dobbiamo assolutamente guadagnarci una fiducia, perché non la ereditiamo, e credo che questo messaggio di trasparenza, di apertura e di partecipazione che noi vogliamo essere caratterizzanti per la giunta e per anche appunto il nostro operato, credo che si possano tradurre nel mio operato sul centro storico con questo genere di messaggi, che non sono semplicemente, non ti voglio parlare semplicemente di mettere fisicamente delle cose, ma potrebbero essere anche delle azioni, cioè potrebbe essere una forma di arte, quello che è l'arte partecipata, diventare come dire, un arricchimento quotidiano per la città, per cui un bambino, anziché un ragazzino, anziché scrivermi sui muri del centro storico, magari si ferma un secondo a leggere o ad ascoltare qualche cosa e ci ripensa, ecco. Insomma, io credo che la cultura e l'arte siano proprio questo strumento forte di crescita e di sviluppo. Chiaramente sarà necessario agire in due modi, cioè non voglio ingenuamente pensare che basti un messaggio di sensibilizzazione ad evitare i problemi sociali della città. Per fortuna c'è un altro assessore che se ne occuperà. Cercherò, però, dato che questo team di lavoro è molto affiatato e che è composto da grandi professionisti e che tra l'altro sono persone molto alla mano e simpatiche, cercherò di intrecciare in questo senso le attività del sociale con le attività della cultura, perché il centro storico ha delle problematiche sociali pesanti, non ha solo dei negozi, l'assenza di, come dire, attività commerciali continuative o tanti fondi iscritti, ha anche delle emergenze sociali che poi ricadono negativamente sul degrado della città. Ecco, la mia domanda era, hai parlato del turismo in relazione solo alla cultura, ma il turismo non è soltanto cultura. E c'è un programma sul turismo, per dire, balneare, sugli intrattenimenti, su qualcosa che non è strettamente legato alla cultura? Beh, sicuramente. Come dicevo, quello che ho detto per i musei vale anche per il turismo. Rendiamo la città smart, rendiamo la città fruibile, poi pensiamo a quello che possono essere gli eventi balneari, pensiamo agli orari di apertura e chiusura dei bar, pensiamo a tante cose, ma prima di tutto creiamo un sistema di accoglienza che funziona, che esiste, che rende possibile ad un turista che voglia anche in modo diversificato, un turista che voglia fruire della città, del mare, del nostro mare con la famiglia, di convivere con un altro tipo di turismo, diciamo più filo adriatico, quindi più divertente, e anche perché i nostri, non vogliamo chiamarli competitor, chiamiamoli vicini di casa, i nostri vicini di casa
parliamo di Marina di Massa, parliamo di, della Versilia, hanno diciamo, sviluppato un turismo balneare e, di, e ricreativo piuttosto diversificato, nel senso che trovano spazio i bambini con attività al mare e nelle pinete con attività ludico-culturali interessanti. Ancora qua è difficile fare un discorso svincolato, ma per fortuna lo è. Bisogna assolutamente che sia, che anche l'offerta alberghiera sia ovviamente, rivista e sostenuta in maniera altrettanto diversificata, che sia, bisogna che il turismo si possa aprire a interessati con tutte le diverse possibilità e interessi. Spero di averti risposto. Vogliamo essere aperti a 360 gradi. Il turismo ovviamente non può limitarsi solo al turismo balneare, anche perché purtroppo, per fortuna, la concorrenza sul turismo balneare oggi è diciamo, internazionale. Oggi si può prendere un aereo, andare nelle più belle spiagge d'Europa e non solo in poche ore. Quindi noi dobbiamo, per essere attraenti, dobbiamo fare in modo che al turismo balneare uniamo un turismo culturale che solo noi abbiamo, il turismo legato al marmo, alle cave e alla nostra storia. Faccio un'ultima domanda io, prima di me riguarda, la faccio entrambi. In un 60 giorni, non c'entro il genere, però dato che abbiamo un problema tecnico che è giugno, le elezioni e poi l'estate, che provvedimenti prende per affrontare il turismo dei prossimi mesi, cioè luglio-agosto, fondamentalmente? Qualche idea immediata o attendete di eventualmente sedere in piazza di giugno per poi decidere cosa fare? Alcune attività sono già state programmate dall'attuale giunta, quindi le erediteremo. Poi chiaramente sarà difficile per quest'estate mettere a sistema, come diceva prima Federica, le varie iniziative. Purtroppo non siamo noi che abbiamo scelto di andare al voto a giugno, per cui scontiamo fattori diciamo nazionali, oserei dire, a questi punti, e per cui la questione tecnica di ciclo del bilancio. Sì, il bilancio previsionale è stato adottato dall'amministrazione in carica, quindi immagino che l'avranno fatto, cioè sicuramente così mi sono già informato, sulla base di alcune iniziative che sono già state programmate, di fatto sono già avanti con i lavori, per cui pensare di poter intervenire ora sulla programmazione di giugno, luglio, agosto diventa veramente difficile. Certamente magari possiamo lavorare su quegli eventi che vengono proposti poi dalle associazioni che non rientravano nella programmazione dell'ente. Sicuramente qualcosina si potrà fare, però giustamente, come diceva Federica, il lavoro nei primi mesi sarà comunque orientato a fare una cosa che a Carrara non è mai stata fatta, cioè la programmazione degli eventi. Facendo una domanda banale, gli orari dei musei sono quasi difficili, i nostri orari dei musei. Esatto. Uno può eventualmente intervenire in tempi, penso, ragionevoli, per eventualmente modificare l'orario. È già previsto dal programma, comunque. Sì, la giunta si insedierà nel luglio. Sì, no, vabbè, fine luglio, no, vabbè, questo è chiaro, però sono io, però se c'è il ballottaggio, sì, hai ragione. Poi un mesetto per insediarsi. Il consiglio comunale ci sarà a metà luglio, quindi insomma, abbiamo i tempi un po' stretti per la stagione estiva. Comunque sia il budget per gli eventi estivi è già stato deciso, quindi credo sia... Ma anche gli uffici sono anche abbastanza avanti con l'organizzazione degli eventi, per cui insomma intervenire in modo, non dico netto, già è un parolone, ma insomma anche in modo significativo diventa si rischia di fare... Il primo orizzonte culturale può essere la stagione teatrale, che altro per quello, teatro per me. Poi prima dovremo mettere a tavolino le categorie di riferimento, questi discorsi valgono poco affinché potremmo anche la riorganizzazione degli orari dei musei, voglio dire, c'è di mezzo il discorso sindacale, anche gli stessi info point andrebbero tutti rivisti, eccetera.
chiaramente farlo in tempi brevi è impensabile. Insomma, penso che i passi vadano fatti in maniera prudente, come si fa in montagna quando si scende, no? Beh, posso fare una sola considerazione di carattere meramente politico. Cioè, tanto vabbè, ringrazio Federica per essere qui con noi, per aver messo la sua competenza al servizio della città, che oggi abbiamo avuto un piccolo assaggio, però insomma, penso sia chiaro lo spessore della persona e della professionista. E questo dimostra ancora una volta che noi diciamo le cose e le facciamo. E mi piace ricordarlo che un terzo dei consiglieri comunali sono entrati, non erano attivisti del movimento, ma sono entrati con la nostra chiamata a novembre. Quindi erano persone esterne al movimento che si sono messe in gioco con noi, così come il nostro terzo e quarto assessore, Anna e Federica, che non sono militanti del Movimento 5 Stelle, ma magari i nostri simpatizzanti. Sì, però si sono messe in gioco e quindi anche la capacità del Movimento 5 Stelle di carare, di attrarre persone competenti, cosa che non è affatto scontata. Significa che il Movimento in questi 5 anni ha dimostrato la qualità delle proprie idee e delle questioni che ha portato in Consiglio Comunale. Questo ci fa enormemente piacere. E soprattutto questo dimostra che si può fare politica in modo completamente diverso.